e i bellissimi lidi di Siponto sono spettacolari, ce ne sono tantissimi, tanti ombrelloni, un mare anche fantastico quest'anno. Ecco, sono in compagnia di Salvatore Esposto, alias Pudilici. Ecco Salvatore, guardi, i miracoli si verificano spesso, quest'anno c'è stato un miracolo, sei resuscitato. Sono risuscitato e il motivo è questo, perché io voglio far capire alle persone che Manfredonia era il fiore della Puglia. Manfredonia, noi diciamo adesso vengono i turisti, all'epoca noi dicevamo, ma stanno venendo tutti, come si chiama? Hai tanti, non lo so, io non riesco. Ma ricordo bene. Ah, Siazzi. Erano quelli che venivano da Bari, con la Bari, sulla macchina, a Monte Sant'Angelo. Che giravano tutto Manfredonia e tutto qua. Cioè poi io era piccolo e veniva sul posto, prendevano la lira e tutto quanto e mi davano a me. Ah, ecco. Noi ci buttavamo noi nell'acqua e qua pigliamo questi soldi, ma li pigliamo. Cioè abbiamo vissuto proprio, e poi nel carnevale non ne parliamo. Allora, a proposito del carnevale, tu sei il zippep storico della città di Manfredonia, lo vogliamo dire sì o no? Certo. Perché quest'anno certo. C'è stato un zippep che è arrivato dal mare, certo. Invece dalla Capra. Allora, cioè, volevo comprendere, perché poi la gente è un po' in confusione. Certo. Però fermo restando che cioè, tu eri indisponibile, diciamo, certo. No? Cioè, a parte aspetta, fammi dire, tu eri indisponibile, è arrivato l'altro dal mare. Sì. Insomma, adesso l'altro se n'è andato, diciamo, in vacanza e tu torni dalla campagna. Certo, c'è stata, diciamo, una riesumazione. Allora, perché io sinceramente, siccome che sto sempre in campagna, come voi sapete, esatto, te la passi bene lì in campagna, poi me la passo bene perché c'è l'orto tuo personale, insomma, sì, le galline, con i motori di allora, quindi voi venite a trovare, certamente, gli scappi degli avondari, guarda un po' che roba, addio qui, niente, raccontami, insomma, ti sei messo un po' in ferie quest'anno, io quest'anno non ho voluto partecipare perché mi hanno offeso, perché mi avevo detto che io vengo dal mare, io non sono un pescatore, non sono mai stato, io del mare ho paura, non voglio mettere neanche lì. Sai nuotare a proposito? Nuotare poco, salvagente sì. Quindi a questo punto me la sono sentita, quando ho sentito dire se Peppa va nella mare, non va a mare. Questa cosa ti ha dato fastidio? Sì, mi ha dato fastidio sì. Ah, ecco. Perché io posso dire l'età che ho io, vabbè. Dico no, solo se un uomo lo puoi dire, donne no. Allora, quanti anni hai? Io ho 76 anni. Nasci prima tu e dopo Zappè. E dopo Zappè. Giusto? È normale. Appunto. È normale. Allora, quante edizioni hai fatto Zappè a Manfredonia? Non ti sto dicendo. Non li hai contati. Io avevo 12-13 anni, già combatteva per questo. Poi mi sono messo a 14 anni e mezzo, a 15 anni, mi sono messo a fare le soci. Dove si faceva un ballo perché si era visto la chiesa, attacca su lui! E io sono nato proprio di fronte. Ma raccontaci un po' di su Luigi, perché dobbiamo raccontare le nostre tradizioni. Su Luigi. Era una famiglia, era un uomo anziano, bravo, è tutto pescatore. Sapevano suonare. Scusami, bravissimo. Suonare. E io, piccolo, con gli altri amici in via Maddalena, stavamo a... Conosci mio padre? Certo. Tutti là. Conosco tuo padre, conosco tutta la sala. Conosco anche quella cosa. E chi vuole la noccia, non li vogliamo. A Bocculicchi, insomma. A Basculicchi. A Basculicchi si dice. No, Bocculicchi. Basculicchi. Esatto. Via Maddalena. Via Maddalena. Allora. Ah, che se, dice pure. Gianni Ricciardelli, e io sono nato là. Cioè praticamente quando questi suonavano, noi andavamo vicini, lui sfregava, e quindi facevo. Un vecchio proprio. Sì. Cioè tutti questi catarroni, tutti in dicembre. Tutto musicista. Ma c'erano le donne pure tu. Là si faceva anche la festa, cioè faceva il carnevale, ci abballava, i soci ci facevano, era una cosa stupenda, bella. E poi mi sono inserito anche io a fare le soci. Piano piano. Ti sei dato il tuo personaggio. Tu sei un personaggio. Lo dobbiamo dire, tu sei un'icona del carnevale. Allora, siete voi, sono gli altri che mi devono giudicare. No, vabbè. Io non sono tutti uno che... vogliamo bene. Questa è una versione estiva del carnevale, che non si è fatta in inverno. Quindi è un po' particolare, una via di mezzo tra il carnevale e la manifestazione. Questo qua che voglio entrare, perché mi hanno dato fastidio, perché hanno detto che se Peppe viene dal mare, ma come fa a venire il Peppe dal mare? Se io sono nato in una campagna,
Esatto. Queste persone della campagna, della campagna è tutto che io sono tutt'anni, certamente. Perché posso... è un carnevale estivo. Io mi sono trovato con Sifon. Io mi sono trovato con Sifon. Perché? Perché stavo in campagna. Quindi un amico mi dice, ma che fai sempre da sole qua? Vieni a Manfredonia. A Manfredonia è carnevale. Il primo giovedì di carnevale. Esatto, il 17 di gennaio. Di gennaio. San Antuno, maschera su. E allora ho sentito così, mi viene dallo Sassi, ma non me ne sono messo qua. Si chiama lo Sassi che ieri. Allo Sassi. È un sacchetto che si lega sulla spalla. No, noi dobbiamo fare un po' di cultura, diciamo. Se ti metto la roba, l'acqua, il pane, lo dite di me. Esatto. Quindi, sono venuto qua, ho visto tanti personaggi in mezzo al corso. Quando mi hanno detto di andare in piazza Marcù, poi c'è il corso, che non lo sapevo. E sono andato di là, mi sono fermato così a guardare che era vero la Stefano un sacco di Santa Tarleta o no? Quando Stefano di Santa Tarleta? Quando Tarleta? Quello che dice è suoniamo questa madre. Che è di Santa Tarleta? Spieghiamolo. Sono quelle persone che stanno dentro e escono fuori dietro la tenda, guardate. Stavano finiti in gramiti di che state? Ah, ecco, punto. Cioè, ci fanno i patroni di che state? Benissimo. Quindi, e a questo punto qua, sai, una signora si era avvicinata a me, anziano pure come me, cioè, ma costava, cioè, ma lei non si stanca a tenere questa roba sulla spalla. Oltre una notte gli fai pure che come la lei, poi così, gli dicono, si sono innamorati. Innamorati, sono belli, capisci? Ma tu che io vivo qua da sola, dici, però sono in campagna pure io da solo. Se poi. Vabbè, sono messi insieme. Quando sono andati in campagna, che loro sono incontrati il venerdì, sì. Poi si sono sposati, cioè hanno convivito, diciamo, roba di vissuto, una cosa veloce. E poi un bel momento così, ci sposiamo. Il sabato che iniziava il carnevale a Manfredonia un'altra volta, è venuta a Manfredonia, si è venuta a sposare. Oh. E là c'è una bocca. Un divertimento da morire da destra, e poi di dire un'altra cosa, vino, cose di tutto, tutto. Più. Un fiaschetto, no, o tutto, lo lasciate là, non è venuto, l'hanno dovuto. E niente, in parole poi, diciamo, sposato tutto qua, diciamo, la storia è questa, ma non sono io, poverino. E poi è morto perché si è diventato talmente dato su che non c'è pietà per dire. Sarebbe a polmone. La polmone. Oh. Cioè praticamente poi certamente quella era di Manfredonia, l'hanno portata a Manfredonia, hanno fatto i funerali. A Manfredonia. A Manfredonia. Però una cosa voglio chiarire. Chiariamo. Che io sì. Salvatore Pellicci, là il promotore sono stato io, Amilcare Renato. Infatti fai i nomi delle persone. E Vincenzo Scuro. Esatto, il Galletto. Bravo. Noi siamo stati, ma io sempre. Ma ci sono le testimonianze. Bravo, e cristallizza veramente la vostra passione per il carnevale. Ho dimenticato anche di mettermi la fascia. Ah, ecco. Che l'uomo più coraggioso del carnevale è Salvatore Sposto. Vogliamo ricordare anche Paola Castriotti, ti dice qualcosa? Paola Castriotti ha lavorato pure con noi. È stato diverse volte a Pagliol del Sepè. Anche lei è un'icona del nostro carnevale, no? Lei, che non deve essere assolutamente. Cioè, no, quelli che abbiamo fatto noi del Sepè, del Carnevale, noi in da crescere. Sicuramente vi metterò in da crescere. Allora facciamo una cosa, vi preparate invece per la versione estiva del carnevale, siete pronti? Carnevale per me, anche se loro non lo accettano nessuno, no, io prendo una ragazza, mi metto io e lei, perché a noi il gruppo non ci serve, non ci serve proprio. Non preoccuparti perché il gruppo nostro. Siete voi, no, certamente i cittadini di Manfredonia, quando sanno, vuole bene. E certo, quando sanno che noi dobbiamo uscire tutto il mese a corso, con le teste così, stanno uscendo, stanno venendo. Anche perché la vostra caratteristica è che ogni volta vi inventate qualcosa di diverso. Ma chi? Anche nei vestiari. L'inventore sono io. Tu sei? Il tutto, quello che dici. Questa genialità arriva sono da te, complimenti ancora una volta, bravissimo. Allora, per esempio, organizzato quello che facciamo questa cosa. Allora, vogliamo andare in conclusione. Sì. Lunga vita a Salvatore Sposto, alias Pedlici,
Io spero davvero di vederti come icona di questo carnevale, Zapep, nella versione invernale del carnevale che speriamo si possa tenere quest'anno. Io ringrazio di tutto ciò, ricordi a te l'anno e tutto quanto, che Dio ti dà una bella fortuna, che sei giovane. Se mi consentite un'altra parola, prego. Se mi posso rivolgere, se volete, se no al sindaco. Dimmi. Io voglio dire al sindaco, sì, signor sindaco, per favore, ti voglio bene. E tu, ti do del tu perché ci conosciamo. No, non ti devo offendere, perché mi vengono già i brividi. Io lo bacio, lo ringrazio pure, ma ti suave cambiare, cioè lo devi portare avanti con tutta la vita, anche se non c'è più in mezzo a noi. Lui si deve ricordare del carnevale del papà, invece all'arma sua. Che non volevo montare e non lo volevo, se poi, okay. Quindi voglio dire, quando era carnevale, in piazza, come si chiama? Del Popolo. No, in piazza Marconi, Marconi. Non si capiva niente. Le uova, attenzione per là, gente così, Borotalco, farina, acqua, vino. Vabbè, questa cosa ormai no, è finita. Voglio dire, no, ormai è finita. Quelle cose non vediamo più, non esistono. E in mezzo a là, in mezzo a tutti questi qua, era proprio il papà, ed era bravo, era di tutto. Anche, anche il figlio è bravo, pure anche figlio. Il figlio è molto no, bravo. Ma io non lo voglio. No, no, per carità, c'ha molto corso, però io lo so. Questa versione però, questa è straordinaria, Che non ci devono togliere. Lo voglio salutare, ecco qua, il sindaco e tutta la razza sua del comune. Esatto. Che hanno a fatto... voi, grazie, che è stato anniversario. Benissimo. Al signor e a me, poi, al cameraman, a Tonino Lurdo. Tonino Lurdo, che oggi praticamente ha fatto il prete le persone, e quindi ha siglato il vostro matrimonio. Le persone di fronte a me li amo tanto, nel cuore, anche quelle che sono distanti, però da nati i furbi in lì. Ci va a gesto di partire. Perfetto, basta così. Grazie a voi, grazie e di nuovo arrivederci.